Oggi preparo degli spaghettini con puttanesca di peperoni. Vediamo gli ingredienti. Per una persona 50 g di spaghettini, un peperone rosso tagliato a dadini piccoli piccoli, 8-10 capperetti, ma di quelli piccoli, un cucchiaino di olive di Gaeta, due filettini di acciuga sott'olio sgocciolate e poi un po' di pomodoro secco tagliato a listarelle, un po' di finocchietto selvatico per aromatizzare l'acqua nella quale cuoceremo gli spaghettini, ora un po' di basilico tagliato a mano, un ciuffetto di prezzemolo tritato, una nota croccante delle mandorline pelate, tagliozzate, dell'olio extravergine d'oliva, due spicchietti piccoli d'aglio che poi toglieremo e una punta di peperoncino. Intanto mettete su l'acqua per la pasta. E poi una bella padella antiaderente nella quale abbiamo messo un cucchiaio d'olio d'oliva extravergine. Nell'acqua di cottura degli spaghetti metto il finocchietto selvatico. È proprio un cucchiaino, eh? Appena l'olio è caldo, mettete l'aglio e il peperoncino. Appena l'aglio inizia a sfrigolare, mettete in una sola soluzione acciughe, olive, capperi e pomodorini secchi. Fate soffriggere la fiamma abbastanza bassa finché le acciughe non si dissolvono completamente. Ho aggiunto un po' di acqua di cottura, in modo tale che si ammorbidisca il tutto. Assume questo bel colore ambrato. A questo punto potete togliere anche l'aglio, ha fatto il suo. Appena un altro po' di acqua di cottura e tra poco metteremo i peperoni. Ed ecco i peperoni. Oh, mi sto riprendendo da me, per cui faccio tutto con una sola mano, eh. Scusate se la telecamera ogni tanto balla, ma il pomodoro è sostituito in questo caso dal peperone. Non mettete assolutamente sale perché avete già le olive, i capperi e l'acciughe, quindi il tutto è già sicuramente giusto di sale. Anche nell'acqua della pasta pochissimo sale. I tempi di cottura della pasta, i spaghettini, coincideranno con il tempo di cottura dei peperoni. E ora butto giù questi miseri 50 grammi. Cuocete i peperoni a fiamma molto molto bassa. Il sugo è già praticamente pronto. Stiamo aspettando la cottura degli spaghettini che verseremo qui dentro. Ecco, ora gli spaghettini sono pronti, li prendo così, ancora sgocciolanti, e li metto all'interno del nostro sugo. È proprio una miseria. Li spento un po', poi aggiungo un po' di acqua di cottura, così termino la cottura direttamente nella padella. Bisogna aspettare che praticamente l'acqua ora evapori. Ecco, ora fine cottura, prezzemolo, basilico,
e le mandorline. L'ultimo giro. E direi che possiamo impiattare. Ho impiattato in una terrina. C'è una piatta a cupuda, così mi sembrano di più. Ecco, allora a tutti buon appetito. Oh, io non so quanti si siano inventati questo piatto, perché ognuno poi dice l'ho inventato io. Secondo me un piatto così l'avranno fatto perlomeno un centinaio di migliaia di persone. E ognuno poi dice l'ha già fatto. Io così mi sono sentito di farlo in questo modo perché non volevo mettere i pomodori, poi non volevo la pasta in bianco, sinceramente oggi, ma una pasta saporita, almeno quello, 50 grammi però saporita. Ecco, e quindi è la prima volta che li assaggio, è la prima volta che li faccio. Prima una poca, Beh, sapido, buonissima. Ovviamente c'è il peperone. Il gusto del finocchietto non è per niente invadente, si sente e non si sente. Ecco, un consiglio, se volete, qua sopra un po' di pan grattato appena brustolito sopra ci sta benissimo, però ho voluto fare in questo modo, anche perché il pan grattato mo deve pigliare, ma già scaldato, insomma. Mangiate a villa perché è veramente buono, è saporito, gustosissimo, non vedo loro i muoverni. Non mi invita un'altra volta a mangiare con me perché sennò vale una presa in giro. A tutti buon appetito. Alla prossima. Ciao ciao.